Come avere 200 anni e non sentirli. Sempre attuale, sempre molto gradita, è la sagra polentara di San Costanzo, la sagra più antica delle Marche, che quest'anno taglia il traguardo della 201esima edizione. Si narra che i nobili pesaresi che trascorrevano il periodo carnevalesco a San Costanzo organizzassero questa festa nella piazza dove si affacciavano i loro palazzi e offrivano gratuitamente a tutti questo piatto povero, la polenta appunto, il cibo delle genti di campagna per eccellenza. Una tradizione questa molto forte tra i san costanzesi che dagli inizi del Novecento allestiscono nella prima domenica di Quaresima. Si ripete ovviamente in questo caso in versione invernale, ma ci sono tutte le sacre caratteristiche della nostra sagra, a partire dalla polenta buonissima e tutte le altre pietanze che offriamo. Tanto divertimento, lo spazio anche alle scuole con i bambini della scuola materna, tanta buona musica, Palazzo Cassi con tanta cultura, mostre pittoriche, museo e chi più ne ha chi più ne metta. Insomma, ancora una volta San Costanzo dimostra tutti i suoi attributi e fatemelo dire con orgoglio e quindi sfoggia al meglio di sé in occasione della sagra polentara. Con l'avvento poi del turismo balneare è stata allestita anche una versione estiva, ma la formula resta vincente sempre quella. Buon cibo, gente allegra e buon umore, e dove attorno al piatto povero i gioielli di San Costanzo fanno la loro parte nel regalare un pomeriggio diverso a tutti i visitatori.